ad un'altra, cioè io non è che sia abituato a parlare con sempre super aggettivi o dire questa è la cosa più bella, però è pur vero che per intrattenermi con voi ho scelto delle perle tra le centinaia di serenate, quindi non posso dire adesso ascoltiamo una delle tante serenate, sono tutte serenate che hanno sia un'importanza storica ma sia anche una loro intrinseca bellezza nel suono e nel testo. Questa ha una storia particolare, intanto è stata scritta da un uomo, uno dei tanti, perché non crediate che ce ne siano stati soltanto uno o due, ma nella storia della musica incontriamo tantissimi autori che sono rimasti alla storia per un'idea, per una pagina della musica. Hanno scritto tutta la vita. Nessuno ricorda più una nota delle loro romanze, delle loro opere, delle loro canzoni. Ricordano un titolo è rimasto. E per molti di loro è successo quando avevano 20 anni. Un titolo scritto a 20 anni. Sto parlando di Stanislao, già il nome è Gastaldon. Stanislao Gastaldon, nato casualmente a Torino da una fuga d'amore di un ingegnere che però aveva lasciato per un attimo la professione per unirsi alle camicie rosse di Garibaldi, che era fuggito con una nobile donna romana, la quale aveva già famiglia, figli, eccetera, lascia tutti, scappa con il garibaldino Gastaldon, si rifugiano da Roma a Torino e a Torino nasce Stanislao Gastaldon. Signori, Gastaldon ha scritto di tutto, vi dico solo questo, è arrivato prima lui di una settimana a rappresentare al Teatro dell'Opera di Roma la Cavalleria Rusticana. La prima Cavalleria Rusticana l'ha scritta Gastaldon, nessuno la conosce, nessuno la ricorda. Gastaldon ha scritto l'inno della società Dante Alighieri, nessuno lo ricorda, e ha scritto decine di bellissime. Io ne possiedo buona parte, anche se mia moglie si lamenta perché dice che non sa dove metterle, ma decine di spartiti delle romanze di Stanislao Gastaldon. In tutto il mondo lo ricordano per una pagina musicale che ha scritto a Torino quando aveva 20 anni. Musica proibita. Che è una storia di serenata, è il numero 8, sì, Flip Flock è l'autore della musica, ma è lo pseudonimo di Gastaldon, è sempre lui. Non è parole. Oh.
interrompermi.